1992-2022. Il sistema di emergenza 118 compie 30 anni. Fu istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 27 marzo del 1992. E proprio ieri in tutta Italia società scientifiche, organizzazioni di volontariato e associazioni tecnico-professionali hanno organizzato varie iniziative per celebrare questo traguardo. A Sondrio, messa in collegiata alle 10, presieduta dall'arciprete Don Cristian Bricola, e sul Sagrato, in piazza Campello, una selezione dei mezzi di soccorso, mancava veramente soltanto l'elicottero, che dopo aver fatto sentire la propria inconfondibile voce sono stati benedetti. Emozionanti le parole ed emozionata la dottoressa Maria Selvini, medico di elisoccorso, nel leggere la poesia del soccorritore al termine della messa. Questa è la missione di noi volontari sulle ambulanze, nelle corsie degli ospedali, per le strade, nelle case, ovunque ci sia bisogno di noi, noi siamo presenti. L'amore è il motivo per cui decidiamo di fare questo mestiere, o meglio, è l'unico motivo per cui si dovrebbe decidere di fare questo mestiere. Io nasco come soccorritrice, per cui questa preghiera mi ha toccata nel profondo e non sono riuscita a leggerla senza che mi tremasse la voce. Emozione e orgoglio anche per Gianluca Marconi, numero uno di Areu Sondrio, professionista che di questi 30 anni ne ha vissuti 23 in prima linea, salutando in prima persona anche l'ultima novità, ovvero l'attivazione dell'elisoccorso notturno dallo scorso 4 novembre. Augurio a tutti i ragazzi, a tutti i professionisti, a tutti i volontari che quotidianamente lavorano nell'emergenza territoriale, ci credono, sacrificano il loro tempo, le loro energie per questo scopo, che è quello di soccorrere tutti i cittadini della valle. Noi come sistema invece l'impegno è quello sempre comunque di fare il massimo per poter migliorare il sistema e implementarlo proprio per andare incontro alle esigenze della popolazione. Tra le numerose autorità presenti alla celebrazione anche il nuovo prefetto di Sondrio. 118 è un servizio che adesso opera all'interno del servizio d'emergenza 112 e che effettivamente in questi 30 anni penso che abbia dato ampia prova di professionalità, abnegazione e di risultati, diciamo così, per i più elevati nella pubblica amministrazione declinata nel servizio sanitario. A rappresentare il comune di Sondrio, l'assessore alla protezione civile, nonché volontaria della Croce Rossa, Lorena Rossatti. Anche da parte sua un grazie a chi, professionista volontario, si dedica a portare aiuto a chi ne ha necessità. Li abbiamo conosciuti da vicino durante l'emergenza Covid, ma ogni giorno prestano la loro opera per noi ed è doveroso oggi festeggiare questo trentennale. E oggi, quando ho risentito queste sirene spiegate, il cuore batte forte. Essere volontari vuol dire amare quello che si fa e mettere il suo tempo a disposizione degli altri. Quindi invito tutti, giovani e meno giovani, che hanno del tempo da dedicare, a avvicinarsi al mondo del volontariato, che sia quello del soccorso, e oggi lo celebriamo, ma al mondo anche della protezione civile. Un anniversario che è contemporaneamente anche un motivo di vanto, il trentennale di Areu per la provincia di Sondrio. La provincia di Sondrio è stata la provincia pilota dell'Areu del 118. È iniziato qua, proprio dalla provincia di Sondrio, e c'era solo la Croce Rossa che faceva servizio, e allora era il dirigente il dottor Paolo Della Torre. Allora si operava da Campo Dolcino fino a Livigno con le ambulanze. Ma che cosa è cambiato in questi 30 anni? Allora fu introdotto il numero unico dell'emergenza e urgenza, il 118 appunto, che oggi non esiste più perché è sostituito dal 112, ma che nell'immaginario collettivo continua a rimandare a sirene spiegate e ambulanze. Eppure la centrale Soreo Alpi ha fatto fare un ulteriore passo avanti in termini di rete del soccorso. Questo raccordo, questo numero unico è utile, serve perché appunto chi ha bisogno chiama, e l'operatore valuta il tipo di intervento necessario, che può comprendere anche appunto il coinvolgimento anche della polizia, per esempio, o dei vigili del fuoco, oltre che nostro sanitario. E quindi questo velocizza.